Ciao a tutti, io sono Fox e benvenuti in questo nuovo video della carriera allenatore su FIFA 15 con il nostro Leicester. Finalmente, dopo 2-3 settimane, sono tornato a registrare ed è molto bello. È la seconda volta che provo a registrare in giorni differenti perché se i cani smettessero di abbaiare magari non bestemmerei. Perché è tutto in inglese qua? Vabbè, perché praticamente va a scatti e lagga tantissimo quando registro. Nel senso che, l'ho scritto anche su Facebook, tira uno scatto incredibile e il gioco continua. Ed è una cosa che fa abbastanza arrabbiare, diciamo. Comunque adesso direi che possiamo andare a provare a giocare. Questa è la formazione, vedete un nuovo innesto Powell perché ho iniziato una carriera col Manchester United. Tipo 4-5 giorni fa, sono alla terza stagione. Sì, simulo tanto però, visto che gioco solo le partite più importanti. È una formazione della Madonna. Mi prude tantissimo il naso come al solito, ma andiamo a giocare col Sunderland. Ci proviamo almeno. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze al King Power Stadium. Vedete che laggate da? Al King Power Stadium di Leicester, dove si affronteranno Leicester e Sunderland. Sarà una partita difficile, visto che non veniamo da un buon periodo. Però dobbiamo racimolare punti importanti, visto che lo United ci ha superato in classifica, ma con una vittoria lo potremmo risuperare, visto che hanno una partita in più. Andiamo, inquadrato Giaccherini, andiamo alla gara, ok. Attenzione alla gran palla per Coman, che scatta, Coman, ci arriva il cross in mezzo a cercare un Loa, che stacca di testa, no, non stacca. Ora Van Aanholt, la gioca Giaccherini. Giaccherini, gran palla! Che gol. Non c'è molto da dire, hanno fatto un golasso qua. Giaccherini ha dato una palla incredibile a questo qua, che è Graham. Ma comunque io ve lo dico, non riesco a giocare. È uno sforzo incredibile per la vista giocare in queste condizioni. Adesso vediamo la lampada, passiamola un po', ok. Cioè, è uno sforzo incredibile perché vedete che laggata ha dato. Spero che si veda perché, cioè spero di no perché così la qualità del video è buona. Però dà degli scatti che proprio il gioco continua. Ma tu non vedi più niente. Ed è una cosa che è inconcepibile, no? Non capisco, devo riuscire a capire perché. Ora Coman la gioca Ulloa, Ulloa, c'è il buco per servire Coman, 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 lo stop, Coman, la parata del portiere. Prima occasione per noi. Ci ha messo un po' troppo Coman a girarsi, ma non riesco a capire quello che succede, quindi è il massimo che riesco a fare. Se poi tira delle laggate incredibili come quella che ha appena tirato, in cui si blocca proprio il gioco, non ce la faccio, giuro. Vede fra le linee Ulloa, che la stoppa, va di nuovo da Powell. Powell, il tiro deviato, calcio d'angolo. Riusciamo ad avvicinarci un po' di più all'area avversaria, ma non si riesce, non si riesce. Giuro, non è possibile questa cosa. Coman va in mezzo troppo sul portiere, però la palla resta lì. Bakayogo, che stop è? Bakayogo salta l'uomo, fallo, è fallo, è fallo. Poi il pallone per Coman. Coman cerca lungo linea Ulloa, che la stoppa. Ulloa, non capisco quello che succede. Ulloa per la prova a destra, la parata del portiere. Mor pressa, fallo. Stai scherzando? Ah no, finito il primo tempo. Ma lagga continuamente quando sto registrando, è solo quando registro. Continua a laggare, non riesco a capire come fare a non farlo laggare. Perdiamo 1-0 col Sunderland, partita giocata, credo, meglio noi, ma non riesco a capire. Andiamo al secondo tempo. Vada Powell, Powell vede di nuovo l'inserimento di Benelli, una gran palla! C'è stata una deviazione di Rodwell, credo, ma non si capisce un cazzo. Sì, era gol questo. Powell va a cercare Ulloa, Ulloa va da Ferri, Ferri per Benali, ma viene anticipato ancora, però il pallone è nostro, Coman, Coman col destro! La palla è uscita, ma neanche il gioco segue l'inquadratura, cioè, io tiro, rinviano, non si vede niente dall'altra parte, resta inquadrato lì. Spiegatemi come posso fare. Roiberg. Vedete, è lenta l'inquadratura, non si muove. Van Aanholt porta ancora palla qua. C'è il tentativo di chiusura di Højbjerg, ma non riesco a capire una beata minchia. Mavrias. Stu coglione. Pallone in angolo. Vada Powell.
Powell passa Powell col destro! Fuori. Grande occasione di nuovo per noi, ma non riusciamo a segnare. Cioè Johnson passa benissimo il pallone per Giaccherini, il passaggio dentro e tira fuori Graham. Per fortuna si è divorato un altro gol. Ma tanto non riusciremo a segnare di sicuro perché c'è anche il loro portiere che fa i miracoli. Attenzione a Johnson. Johnson passa con una gran giocata, ancora Johnson. Johnson, il pallone basso, il gol. Gol. Abbiamo perso col Sunderland, perché? Perché non si capisce una beata minchia. Se si capisse qualcosa, adesso avevamo vinto 5-0. Tranquillamente. Ma non si capisce, non si riesce a giocare, lagga tutto, scatta e il gioco va avanti. Poi io non dovrei essere incazzato. Abbiamo anche dominato nonostante tutto, eh. Sono cose, no, inconcepibile come cosa. Almeno è tornato il gallo Belotti. Nagent vuole giocare la prossima partita, ma Belotti non mi fido a convocarlo. Powell sì, ha giocato una gran partita. Højbjerg non è assolutamente in forma e si vede. Questa sarà la nostra formazione per la prossima partita contro il Southampton di Graziano Pellè. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Se non ci riusciamo, mi incazzo. No, non è possibile. Voi mi capite, vero? Cioè, non, di sicuro non è mai successo a voi. Succedono solo a me queste cose. Però non si può giocare così. Che ti lagga completamente il gioco. Sta laggando questa parte qua. Lagga questa parte qua. Benvenuti a tutti, ragazzi e ragazze, al St. Mary, cos'è? St. Mary Stadium. Dove si affronteranno Southampton e Leicester. Ho già i coglioni girati. Mi dispiace tornare a un video così. Però se lagga così, io il video ve lo voglio portare. Ma se lagga così non riesco a giocare. Però il video ve lo devo portare comunque. Andiamo alla gara, dai. Cerchiamo di non prenderne su troppi. Attenzione a World Promise, è infermabile World Promise. Salta ancora l'uomo, il cross in mezzo, Pellè. Penso sia Pellè. Welong, boh. Ulloa cerca l'inserimento, gran palla per Cambiasso, lo stop di Cambiasso, che va col sinistro. La parata del portiere. Poi c'è il rinvio in fallo laterale. Ora Wanyama accelera, Wanyama ancora, Wanyama. Chiuso, con un fallo di sicuro. E infatti sì, fallo. Questo è Southampton che affronterà il Manchester City. Sarà una sfida difficile, ma questo Southampton è davvero forte ora. Il cross, il colpo di testa! Ha fatto gol? Non l'hanno inquadrato? Non l'hanno inquadrato! Non ho capito cosa è successo. Ha segnato Jay Rodriguez? Bertrand ha messo il cross. Poi si è bloccato tutto. Non si è capito il gol che ha fatto. Io non l'ho visto il primo dal vivo, diciamo. Ora Nagent però passa. Ancora Nagent. Nagent, 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 Nagent. Nagent! E c'è il gol del pareggio! Nonostante tutto il lag, usiamo il bug, partiamo dal centrocampo e andiamo a far gol! Con il nostro David Nagent! Settimo in Barclays per lui, grande così! Dai, 1-1! Teniamo il risultato! Teniamo il risultato, io dico così e basta! Poi Benali recupera palla, bravissimo qua Benali! Che accelera, Benali! Cerca il pallone in profondità per Nagent! Nagent è un po' difilato! Deve riuscire a rientrare, rientra benissimo, Nagent, Nagent! L'ha presa al portiere in calcio d'angolo, mamma mia. Che azione di Nagent che... L'ha presa con la spalla, wow. Ora Cambiasso. Va in mezzo a cercare Morgan di testa, Morgan la parte al portiere, poi di nuovo Morgan il pallone lì, cosa sta succedendo? Non capisco. Sto andando totalmente a casaccio, non riesco a capire cosa sto facendo. Ora Nagent. Prova la sponda, ma non ha inquadrato. Quando ci sono i lanci lunghi non inquadra più. Pallone largo Wanyama, Wanyama la mette. Salvataggio, poi il pallone è ancora lì. Riesce a rinviarlo in qualche modo il giocatore. Poi il colpo di testa, il pallone in mezzo all'aria, lo stop, Ruben Blanco. In qualche modo Wanyama calcia alto. Finisce qua il primo tempo, 1-1 tra Southampton e Leicester. Stiamo giocando meglio, ma non riusciamo a segnare. Cioè, per me è davvero difficile capire quello che sta succedendo. Perché sui rinvii lunghi l'inquadratura resta ferma e si muove pianissimo. Quindi non riesco a capire dove devo andare e tutto. Questo non è fallo. Ok. Benali, Benali, accelera Benali, ancora Benali. Cerca dall'altra parte Powell, chiuso da Yoshida, ma il pallone è sbagliato. Oh, Ulloa! L'ha preso a portiere, poi di nuovo Ulloa! C'è il gol del 2-1, con Powell per terra, credo. Il gol del 2-1. Riusciamo a
segnare il gol della rimonta con un lag incredibile, il regalo di Yoshida. A meno che non l'ha presa davvero Powell, ci ha regalato il gol Yoshida. Grazie mille, adesso però dobbiamo coprirci, non dobbiamo giocare troppo offensivi. Powell ancora un po' dolorante perché è caduto malissimo. Bertrand passa centralmente, ancora Bertrand. Salta anche Morgan, la gioca indietro a Wenyama, che tira col sinistro la parata di Ruben Blanco. Poi pallone giocato in profondità, attenzione al recupero. Ha saltato, salta tutti in agente, questo è fallo. E c'è il cartellino giallo, per forza. Ammonito Yoshida, agente era in porta. E tanto se non gli ha dato il rosso per fallo da ultimo uomo. Guarda, attenzione a Klein, state attenti ai calci piazzati, il colpo di testa ad allontanare, poi il pallone lì, via la palla. Cosa ha fischiato? Come punizione dal limite, stai scherzando? Cosa ha fischiato? Attenzione a World Promise, che cazzo? Cosa ha fischiato, figlio di troia? Cosa ha fischiato l'arbitro? Gli ha regalato la punizione, gli ha regalato il gol. Finisce qua, 2-2, immeritato, abbiamo giocato meglio noi, l'arbitro gli ha regalato la punizione dal limite e abbiamo perso per colpa dell'arbitro. Cioè abbiamo perso 2 punti per colpa di quel fottuto arbitro di merda, vaffanculo figlio di troia. Comunque abbiamo giocato decisamente meglio, abbiamo pareggiato, giocatore infortunato Powell 5 giorni, dispiace, Nagent ha giocato benissimo, porca troia, si è giocato bene. E giocheremo in casa del QPR, ma... io farò, vi ricordate le 3 partite che faccio sempre? Bene, questa la simulo perché non riesco a giocare, non si riesce. No, è impossibile giocare. Mettiamo Schmeichel al posto di Ruben Blanco. Convochiamo, cioè mettiamo dentro Simpson. Cambiasso va bene lì dov'è. Ferri al posto di James. No, Belotti trequartista proprio non ce lo vedo. Mettiamo Duncan. Andiamo a simulare la partita col QPR, speriamo bene. Speriamo di non perdere altri punti, però io giocare così non ci riesco. Le 3 partite le ho fatte anche oggi, però. Questi hanno pareggiato col Chelsea, noi ci abbiamo vinto. Però perderemo di sicuro perché noi siamo il Leicester, Nagent ha segnato. Dicevo, di sicuro perderemo. Visto che noi siamo il Leicester, squadra non promossa e tutto. Entra Marrone per Cambiasso. Segna Mori il gol del 2-0, interessante. Sandro accorcia le distanze, Austin si fa male, ma noi vinciamo in casa del QPR. Buona così! Conferenza stampa non mi interessa, Morgan è felice di essere titolare fisso. Infortuni in allenamento, sarà di sicuro qualcuno di importante, Cambiasso che però è anche tornato abbastanza subito, Lanzini lo venderemo perché ho preso quello sbagliato, Cambiasso sì, è tornato ma non è in grado di giocare di sicuro, saremmo fuori in questo momento, eh. Comunque se il video vi è piaciuto, a me no, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!